Ecco, a livello invece di lavori pubblici c'è qualche opera che andrete a realizzare da qui a breve? È nostra intenzione riqualificare la città e il decoro della città con opere che siano nella semplice considerazione che una città bella diventa anche più attraente. Partiamo con una richiesta di finanziamento che deliberiamo oggi, per la quale confidiamo anche di raggiungere l'obiettivo che è la riqualificazione del Parco Cicerone, del Parco San Domenico e la ricostruzione del ponte. Riteniamo che sia un polmone verde che vive una condizione di grande degrado, invece potenzialmente possa esprimere un grande elemento attrattore per la nostra città, così come tutta la zona di San Domenico, per la presenza dell'abbazia, per la quale intendiamo mettere in atto anche un progetto di riqualificazione dello spazio esterno, dando a questa chiesa così importante anche il sagrato che purtroppo per motivi di gestione di un traffico e di una progettualità a nostro avviso sbagliata nel tempo ha sottratto questa possibilità, questa opportunità importante. E abbiamo intenzione di lavorare anche stiamo lavorando con molta dedizione sul centro nevralgico della nostra città che è la Tomassi, l'area dell'ex Tomassi, vero e proprio bubbone urbanistico, sociale ed economico, simbolo del degrado sul quale intendiamo costruire la cittadella della scuola. Stiamo vedendo tutte le possibili direttive interne e confronto con tecnici e anche sotto l'aspetto giuridico per capire come raggiungere questo obiettivo, che comunque è un obiettivo della nostra maggioranza e noi intendiamo assolutamente coglierlo, quindi si tratta solo di capire qual è la strada, ma non ci sottrarremo da quello che è l'impegno che abbiamo preso con i nostri elettori.